Picchum in giro, diciamo. Foggia, come negli altri posti, si porta in scena questa rivisitazione dell'opera da Tre Soldi, scritta e diretta da Fausto Paravidino. Un progetto, secondo me, interessante ed attualissimo. Il superpotere dell'eroe dei Miserabili, insomma, di Picchum, di questo mercante, è quello di essere obbediente. Noi abbiamo pensato che all'interno della nostra società capitalista, dove ci vengono, diciamo, sventolati degli idoli come i capitalisti visionari, come Steve Jobs, Elon Musk, eccetera, e in realtà vogliono che noi ci comportiamo bene, ovvero che non siamo avidi, ma che siamo dei ragionieri del denaro, che ci comportiamo tutti quanti come dei colletti bianchi che obbediscono alla legge dei soldi. I soldi sembrano l'unica cosa a cui tendiamo. E Foggia in particolare, sempre notato che c'è un accento molto simile al mio, Ufugè, noi poi diciamo questa è un po' francese, ma molto fuggena e lucena. Frequentato il teatro perché è un avamposto culturale importante da tenere in vita e mi sembra che proprio sia necessario nella nostra società in questi tempi così confusi, in cui stiamo cercando di rimanere ancorati a una socialità che si sta smarrendo a causa dei noti problemi. Quindi viva il teatro e partecipate a questo rito laico che fa sentire meglio.